Buonasera, buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Sportivamente. Prego, lasciamo la parola all'Ino Nazionale che ovviamente non vedeva l'ora di esordire dicendo qualcosa sull'Inter. No, io non devo dire assolutamente nulla perché quando parlano i fatti non c'è nulla da dire. Quindi volevo solamente salutare Roberto Canzio che ci segue sempre con grande affezione, dirigente dell'HC Teramo, grande juventino, però sabato sera, ciao Roberto, ciao. Allora vai, comincia. Importante la guerra. Sì, ciao Egidio. Sì. Buonasera e ben ritrovati. Buonasera. Buonasera. E poi iniziamo con il nostro parterre di ospiti. Qui vicino a me c'è Franco Chionchio, allenatore della nazionale maschile di pallamano. Buonasera. Buonasera. Vicino a lui due allenatrici dell'Under 16, l'allenatrice dell'Under 16 della Tecnoelettronica, Nicole Pastor, e poi questo nome lo dice lui, no? Svetlana Cernesco, buonasera. L'hai fatta apposta? No, no. E poi a chiudere per l'HC Teramo 2002, Silvia Lepis. Ciao Silvia. Buonasera. E dietro di noi ovviamente un bel parterre del Roi con tutto il Teramo Baseball, il presidente Mauro Carnovale e l'allenatore Francesco Pasqualone. Buonasera a voi. Buonasera. Buonasera, ovviamente dopo parleremo del baseball, noi abbiamo le nuove generazioni per quanto riguarda questa disciplina sportiva. Teramo che si conferma essere un po' una città leader per quanto riguarda tutte le altre discipline sportive, una realtà che... Di varietà sportive ce ne sono davvero tante e diverse, ovviamente poi cercheremo di dare spazio nel corso della stagione. Ricordiamo il rugby, tra l'altro il rugby... Ovviamente, che tra l'altro avremo giovedì prossimo. Rugby che si era quasi autoinvitata, la formazione, la dirigenza, la trasmissione di cucina del martedì, ma è impossibile portare tutti quanti lì, però il giovedì insomma, c'è spazio. Ospiteremo qui giovedì prossimo. Iniziamo subito da Franco Chionchio, da sabato dell'impegno della nazionale con la Grecia. Sì, era partita abbastanza bene, poi... Non è finita così bene. Purtroppo. Non è finita bene. Diciamo che abbiamo giocato con una squadra rinforzata da giocatori che giocavano in Germania, hanno riproposto una squadra molto più forte della precedente di giugno. Noi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e poi fino a 9 minuti alla fine eravamo ancora pari e poi fisicamente siamo calati, diciamo pure crollati e loro ci hanno infilato negli ultimi 7-8 minuti. Si parla della Grecia e si parla anche di una gara che è stata la prepista per il cammino alle qualificazioni agli europei del 2016. Poi si tornerà in campo ad aprile, correggimi se vado errata, contro la Gran Bretagna, che è anche l'ultima squadra che fa parte di questo girone a tre, sì, oltre a Italia appunto e Grecia. Giochiamo ad aprile con la Gran Bretagna, dopodiché a giugno faremo la partita di ritorno prima con la Gran Bretagna e poi andiamo il 16 giugno in Grecia cercando di ribaltare il risultato. Hai convocato due teramani, uno acquisito, Gonzalo Viskovic, e uno vero e proprio per Luigi Di Marcello. Sì, Gonzalo Viskovic è venuto al posto di un infortunato e secondo me se l'è cavata molto molto meglio di Di Marcello, perché diciamo che i tre portieri non sono... come l'avevo elogiati a giugno nelle qualificazioni, qui non sono stati, diciamo così, all'altezza, però può succedere. Sono stati traditi dall'emozione, forse? Beh, emozione, insomma, non mi sembrano di primo pelo, quindi non credo. Oggi è una giornata così, anche perché di fronte avevamo giocatori di, scherzi a parte, di grandissimo livello, quindi, mentre Gonzalo, in un ruolo per lui inedito, perché a parte che ci gioca a Teramo quest'anno, però lui è un'ala di ruolo, però nel ruolo di centrale se l'è cavata molto bene, soprattutto in difesa, sulla 3-2-1, un avanti, ha dato buoni frutti. A che livello è l'Italia a questo punto? Secondo te quanto può competere con le restanti nazionali, con tutte le altre nazionali? Ma, per gli europei? Da 2 anni che guido la prima squadra, diciamo che venivamo da un periodo non brillantissimo. Chiaro che in 2 anni non è che possiamo andare a qualificarci per le Olimpiadi. L'esempio pratico è la Grecia, dove 3 anni fa con la stessa squadra ad Alcamo nelle qualificazioni avevamo perso di 12 reti senza essere mai in partita. Quindi se può essere un metro di giudizio, qua siamo stati in partita anzi soprattutto il primo tempo abbiamo fatto una grandissima palla a mano. Chiaro che non è che può partire dalla prima squadra, si sta lavorando soprattutto a livello giovanile, dove da 2 anni a questa parte abbiamo ricostituito le aree
alla ricerca del talento, dove in ogni area c'è un tecnico federale e a fine anno c'è un torneo di queste aree, quindi da lì si cerca di iniziare, perché infatti la prima annata da quando ci sono io è stato il biennio 94-95, dove ci sono 2 o 3 ragazzi di Teramo. È chiaro che a livello internazionale noi possiamo fare delle convocazioni, possiamo fare alcuni tornei, però dove ancora non ingraniamo è a livello nazionale, nella società, dove si lavora secondo me poco. E i ragazzi, forse diciamo poco, ma i ragazzi giocano pochissimo e quindi a livello internazionale questo lo paghiamo. Quanto tempo ci vorrà per creare una nazionale competitiva a livello europeo? Ma è chiaro che lavorano anche le altre federazioni. Noi a livello europeo abbiamo fatto un primo torneo in Estonia con questi ragazzi, dove c'era l'Estonia, Svizzera e Olanda. Abbiamo battuto la squadra di casa, che insomma è stato abbastanza positivo, ce la siamo giocati con le altre due, quindi da questo punto di vista stiamo ingranando, diciamo che stiamo lavorando per bene. Adesso a gennaio ci sarà una qualificazione della Nazionale Under 21, dove saremo contro Polonia e Svizzera e Bielorussia, e vediamo a che punto siamo a livello di Under 21. C'è già un primo messaggio? Poi andiamo. Ricordiamo il telefono a cui inviare l'SMS, vai Anna. Leggendo lo statuto federale, il candidato quota atleti deve essere tesserato come tale. Signor Chionchio, lei con che club è tesserato? Viene convocato e gioca? Ha fatto la visita medico-sportiva? E poi come può un atleta di interesse nazionale essere chiamato a votare per colui che poi lo deve convocare? Secondo lei è libero nella scelta di voto? Qui si richiama... Esatto. Poi entriamo, leggiamo ancora l'SMS. Ma un mea culpa dopo la partita dalla nazionale persa con la Grecia, invece di incolpare i 3 portieri scesi in campo pubblicamente in diretta Rai, se l'è fatta? Poi? Atleta e rassenante atleti in Consiglio federale è compatibile alla carica di allenatore della nazionale? Conflitto di interessi? Che ci sia subito una spinza polemica, di messaggi, insomma. Franco. Sì, hai attirato subito. Purtroppo io devo. Apriamo venire, la pagina anche Sì, devo venire a casa mia a difendermi contro calunnie e cose varie. Forse sono tutte persone invidiose e rancorose. Questo mi dispiace. Io capisco che c'è stata una campagna a favore di Montauti per la presidenza, perché è un rappresentante di Teramo, è giusto così, però. Da lì a infangare l'altra persona di Teramo, questo non è giusto e non lo accetto. Lo statuto dice che io posso essere, perché se è stato fatto, nello statuto c'è scritto che si può fare questa cosa, quindi non voglio nemmeno rispondere a queste provocazioni. Per quanto riguarda appunto le elezioni federali, che idea ti sei fatto tu delle denunce fatte dal professor Montauti? Ma diciamo che tutta la campagna elettorale, non è, diciamo elettorale, di candidatura, non è stata all'insegna del fair play, questo mi sembra che è stato visto abbastanza, però ci sono alcune cose che non vanno bene. Addirittura anche Giglio, giovedì scorso, ha detto che io avrei parlato con una ragazza dicendo di contare, guarda, assolutamente. Non voglio nemmeno, voglio solo dire che questa ragazza che ho incontrato a Mezzocorona nell'amichevole che abbiamo fatto contro una rappresentativa era Gloria Giannoccaro, il quale mi ha detto che era andata via da Teramo per problemi economici, che si stava interessando con un'altra squadra. In bocca al lupo, quindi. Che tra l'altro è tornata Gloria Giannoccaro, sì, proprio all'HC Teramo. Non ho capito anche da parte di Egidio questo accanimento nei miei confronti. Mi sembra fuori luogo, anche perché quando in una prima trasmissione avevo detto che Montauti o vinceva le elezioni oppure pagava le conseguenze, chiaramente quelle erano intese a livello sportivo e di facciata, non volevo assolutamente pensare a chissà che cosa, anche perché Montauti non potrebbe pagare nessuna cosa, non è né presidente né ha una società, quindi se voleva insinuare anche questo tipo di cose non... Però la settimana scorsa, quando Montauti ha detto che ci sono stati dei brogli all'Assemblea, nessuno ha detto che queste sono cose gravi, perché se ha le carte in regola per fare un ricorso, per dimostrare quello, sono il primo che accompagna Montauti a denunciare chi ha fatto questo. Ma io mi sarei aspettato
perlomeno come Romney in America, alla fine del, dopo un percorso spigoloso, alla fine delle elezioni, quando vince una persona, si dà la mano sportivamente e poi se si devono prendere delle conseguenze, si prendono. Ma è uscito via, abbiamo fatto una bruttissima figura, perché è uscito via dicendo che non finisce qua, e poi l'ha ribadito anche la settimana scorsa, dicendo che sono stati brogli elettorali. Quindi questa è l'immagine che noi abbiamo dato in giro per l'Italia. Ci sono già state, inoltrate poi i ricorsi, sia a livello sportivo. Ma io sono il, primo, se ci sono state dei brogli, io sono il primo ad accompagnare e a denunciare questa cosa. Certo. Poi secondo sarà la magistratura ad accertare. Scusami, Agna, è andato tutto come doveva andare? Ma io non posso pensare che ci siano stati degli imbrogli, anche perché non ce n'era motivo. Perché loro erano convinti di aver vinto prima delle elezioni, con presunti voti, perché i voti ce l'avevano in mano, ce l'aveva in mano Purromuto, che aveva, penso, già il 60% di deleghe. Allora, se una persona dice che ti vuole votare, ti dà la delega, e quindi tu sei tranquillamente, puoi dimostrare. Non è che sono sparite delle deleghe, là non sono state votate, non sono stati dei voti a favore di Montauti, ma presunti. Cioè, poi nella cabina evidentemente le persone hanno votato l'altro candidato. Tu se voleva rispondere a Giglio. No, vabbè, ma io penso di non aver calunniato nessuno, punto primo. Punto secondo, ho riportato una cosa che mi è stata riferita. E non la devi riportare, allora ti devi accertare. Scusa, Franco, e parlare con me. Non ti ho interrotto, quindi fammi. No, tu non è che non mi hai interrotto, tu hai detto delle cose. No, non parlo con... Bravo, hai detto delle cose contro di me quando io non c'ero, quindi non allora, è che io non voglio sentire nemmeno la tua replica, guarda. Ma la replica non devo farla a te, sto facendo a chi conduce la trasmissione. Un attimo, allora cerchiamo di tornare, quando hai fatto quelle dichiarazioni noi abbiamo detto subito Franco verrà contattato, chiunque, perché giustamente deve essere ascoltato. Finisco di dire quello che io ho parlato, qua devo smentire anche quello che ha detto prima, che Giannocca è tornato a Teramo, domani sabato giocherà con noi, stasera ho parlato con Giannocca. Quello che ci siamo detti me lo tengo per me, io chiudo qua la polemica, sono in piena buona fede, quindi non devo nascondere niente a nessuno, per cui non, la cosa non mi tocca, insomma. Quindi cerchiamo di... Poi per me la storia è finita là. Io quello che mi ha detto la Giannoccaro lo tengo per me, rimango delle mie opinioni. Ma guarda, puoi dirlo tranquillamente, perché la Giannocchero con me ha detto quello che non ti ho detto. Non voglio tirare in ballo altre persone che non... Addirittura. Quindi mi sembra poi alla fine Franco e Giglio e finisce in mezzo anche Gloria Giannocchero, che poi probabilmente... Ma guarda che non c'è stata nulla di... Guarda che è stato sotto il fatto un in bocca al lupo, punto. Cioè, per quanto riguarda l'elezione del Presidente, se non erro, mi sembra che ci sono dei ricorsi. Sì, lo ha annunciato lo stesso Montauti giovedì scorso. Ma guarda che siamo andati anche sulla Gazzetta dello Sport. Questo è il quadro. A proposito però, Agna, per quanto riguarda i rinnovi federali, credo che ci siano altre situazioni in altre discipline sportive un po' particolari. Cioè la pallamano non è l'unica situazione con un punto interrogativo, dovuto soprattutto al ricorso presentato dal professor Montauti. Però Franco, ti volevo chiedere questo, poi chiaramente dovremo coinvolgere anche gli altri ospiti e mandare la pubblicità. Perché c'è questa contrapposizione a Teramo tra te, appunto, e il professor Montauti? C'è stato uno scontro verbale, diciamo? Assolutamente, lui non l'ha voluto. Io ho cercato anche parecchie volte di parlare con lui, perché io... Sarebbe il caso di unire le forze e cercare di... Questa è la cosa che, guarda, è la cosa più normale che ci possa essere. Mi sembra che alla Coppa Interamnia io ho portato la nazionale con i problemi che c'erano, perché sia lui che Faragalli mi contattavano per venire la nazionale a Teramo, e io l'ho fatta dormire al Convitto, è andata a mangiare nella mensa, cioè per far capire, loro festeggiavano i 40 anni, vabbè, ci sono problemi, no? Non è un problema che la nazionale non vada in albergo. Ma il giorno dopo non si è saputo più niente, cioè è come se eravamo due nemici. Io non ho parlato mai più con nessuno, non ho accusato mai nessuno. Se tu ti candidavi per la presidenza,
potevi contattarmi perché io lo venivo a sapere e ne parlavamo, io ti dicevo guarda facciamo insieme, poi è chiaro in democrazia ognuno fa quello che vuole, però da quel giorno in poi dall'Interamnia io non ho saputo più niente e loro già stavano lavorando perché dopo si viene a sapere, è da metà giugno che stavano lavorando su questa cosa. Io ho provato fino il fatto della trasmissione quando io sono stato invitato, poi adesso non me ne dovete volere, però non è possibile che mi invitate alla trasmissione siccome Montauti non viene e mi dite non vengo nemmeno io. Non è giusto. Ma non è giusto, dai Lino. Volevamo un contraddittorio. Sì, ma io venivo. Tu mi dicevi, successo. Guarda, non si parla di assolutamente di elezioni, io venivo a parlare della partita che andavo a fare in Grecia, quella, sì, la squadra Under 21. Però era, siccome era il discorso. Anche perché era dopo giovedì scorso io l'ho visto in trasmissione. Era fresco, ma sicuramente almeno quei messaggi dai telespettatori, il discorso sarebbe tornato lì, alle dichiarazioni che aveva appena rilasciato prima di tutto a Rino Orsatte. Quindi abbiamo preferito posticipare l'invito che è arrivato appunto. Però dopo lui non l'ha. No, dico, era anche motivo di confrontarci, no? Cioè, comunque non è detto, come hai detto sì vabbè, ma si doveva fare prima perché adesso ci sta sempre una linea, vedi anche gli sms che arrivano sono di parte perché dicono delle cose, cioè io sono di Teramo, non è che sono stato eletto in una federazione a Miami, sono qua invece di essere felici che sei una persona di Teramo si sta a pensare ancora a dare contro a me per favorire l'altro. È la cosa più sbagliata, la cosa più giusta l'hai detto tu, invece di unire le forze e di stare tutti insieme, adesso c'è la spaccatura anche a Teramo, ma non voluta da me, perché io ho fatto solo quella dichiarazione quando mi ha detto Rino paga la facciata, ma la facciata, cioè le conseguenze di persona che si candida, uno mette la faccia, si candida, è chiaro che paga le conseguenze di quella cosa, assolutamente non era né minaccia. Sì, magari poi da quella loro ci hanno creato un blob, insomma è partito il tutto. Franco, al di là del pensiero divergente sulla politica di Purromuto, Teramo non è un sciacallo per cui rimani un campione teramano. E i campioni teramani meritano rispetto sempre, vero dirigente Gidio? Sì, ma certamente. Teramano, ma io non ho. Penso di non aver mancato di rispetto a nessuno. Poi qualche scherzo ce l'ho nell'armadio e me lo tengo. Che significa Teramano? Io dico che Teramano, l'ho detto già altre volte, chi difende la maglia biancorossa, chi gioca per Teramo. Sì, tu hai ribadito questo concetto quando anche si parlava del settore giovanile, di portare su invece determinati ragazzi, tu hai sempre espresso il tuo parere. Negli anni passati, qualche Teramano ci ha pensato su due volte andare via da Teramo. Carrara, Opalic, Viskovic, tre ultra trentenni, non le sembra che la loro convocazione sia sinonimo di nessuna politica di rinnovo? Quale futuro con scelte del genere? Franco. Ma questi sono da clonare, questi tre giocatori. Però volevo leggere, allora, è una schifezza ma prima o poi la verità verrà fuori, ma siamo tutti figli della pallamano. Il problema è che la gente non è più onesta, un tifoso della pallamano. E gli do ragione, su questo gli do ragione. I tre giocatori visti prima sono da clonare, non sono giocatori da. Guarda, se c'è la possibilità di mettere dei ragazzi più giovani al posto loro, io sono il primo a mettere. È chiaro che non è che puoi buttare lo sbaraglio. Come? Ci sono talenti in prospettiva. Io qui voglio spezzare però una lancia a favore di Franco, perché è chiaro che all'interno di una nazionale, di una squadra, di una struttura organica sono necessarie forze anche di una certa esperienza. Quei tre giocatori dimostrano una grande esperienza. Mettere poi o inserire solo giovani non credo che sia poi così. Come nominativo ne sono tre. Positivo. 16, sì. Non è che sia poi così positivo, perché il ragazzo, il giovane, cresce accanto al giocatore di esperienza, non cresce all'interno di un nucleo fatto solo di under. Almeno questo, poi, questo riguarda tutti gli sport. Il paradosso, sai qual è? Che i ragazzi giovani che vogliono vedere in nazionale, ma se non giocano nei propri club, come fa a essere convocato in nazionale? Cioè, se giocatori bravi, giovani, ditemene uno al posto di questi tre ragazzi, io sono il primo a convocare, perché ricordiamoci che c'è un certo Demis Radocic che io quando ero a Teramo l'ho lanciato a 16 anni, ma se c'è il talento e hai il giocatore bravo lo lanci. È chiaro che se non ce l'hai, e poi soprattutto in nazionale, se io giocavo con ragazzi di 20 anni contro la Grecia prendevamo vagonate di gol come succede nella femminile che ha sposato un progetto, purtroppo devi partire all'inizio devi
Noi siccome ancora abbiamo dei giocatori per competere a questi livelli, aspettiamo che i ragazzi crescano. Sania, quel progetto nella femminile, perdonami Lino, sì. Quel progetto nella femminile sarebbe trasportabile anche nella maschile? No, non credo. Cioè, nel femminile c'è, diciamo, meno volume di giocatori, quindi è stata fatta una scelta giusta, secondo me, perché sono 20 ragazzi che sono a Roma, al collegiale perenne, e si allenano tutti i giorni. E in altre società, nelle società non hanno questa possibilità di allenarsi tutti i giorni, hanno la possibilità di, poi può essere condivisibile o no, andare a giocare in Slovenia o in non so dove, però loro si allenano tutti i giorni e fanno partite. Anche le altre squadre si allenano tutti i giorni, le squadre di club. Non è così, Egidio, e tu lo sai che non è così. A me risulta che noi ci alleniamo tutti i giorni e qualche volta, anche e due o tre volte alla settimana, anche la mattina. Penso che come noi anche le altre squadre di club si allenano. Io non giorni. Voglio entrare in polemica con lo specifico di Teramo, però l'anno scorso nella squadra che ha vinto il campionato, meno male, c'erano ragazze che venivano a giocare solo il sabato, quindi non mi puoi dire, domanda a Serafino La Brecciosa che fa allenamento con 4-5 ragazze al giorno, anche quelle che ci stanno si allenano tutti i giorni. Quella è stata una scelta della società, ma non era una persona che viaggiava, due, non... Non è, io non sto, vedi, non voglio entrare nello specifico, però non si dice, no, nello specifico nel senso che ci sono società, per quanto mi riguarda il maschile che, o il femminile, che non si allenano tutti i giorni, quindi il fatto che si crea una nazionale di 20 ragazzi che si allenano tutti i giorni deve essere una cosa vista come una cosa positiva. Poi, a me sembra che si sia interferito sulla qualità degli allenamenti delle società, non sul numero degli allenamenti. Ma cioè, io interferisco su tutte e due, sinceramente. Chiaro che se tu metti Serafino La Brecciosa, l'allenatore di Teramo, con 14 ragazze tutti i giorni, io penso che l'allenamento è molto più produttivo rispetto a allenarsi con 4-5 ragazze. Se queste ragazze vengono prese e portate a Roma o alla Futura. Comunque sono, diciamo, erano ragazze pure giovani, 17-18 anni, che non c'erano. Hanno la possibilità. Ma non avevano nemmeno spazio. Né di allenarsi col proprio club, né di fare esperienza col proprio club. Comunque Agnia, ci dobbiamo fermare un attimo perché è già tempo di pubblicità, anzi siamo andati ben oltre. Allora ci fermiamo un attimo, pausa, poi torneremo perché c'è tanta carne al fuoco e dobbiamo coinvolgere anche gli altri ospiti. Ovviamente. A tra poco. Vogliamo fare intanto una panoramica sì, sui ragazzi alle nostre spalle? Ragazzi. Oh, non solo ragazzi, anche ragazzine. Non solo, e poi c'è una nutrita schiera di juventini tra l'altro. Ma tu devi sempre sottolineare questo aspetto. È una qualità. Ma non è una qualità, è un problema, perché poi il ragazzino, ecco, io so che lui è juventino, no? Sabato sera, come è andato a dormire? Ma tu, glielo vogliamo chiedere, non glielo chiediamo, scusa. No? No, io non mi interessa, però. Vai, Anna. Presidente, quanti ne sono? Siamo intorno ai 50 ragazzi. In crescita, mi diceva prima, dall'inizio, insomma. Sì, dal 2007, quando noi abbiamo preso in mano l'attività giovanile a Teramo, avevamo 5 ragazzi. Quindi i conti sono facili da fare. Ma com'è nata l'idea di creare questa società, questo gruppo? Ma questa società è vecchissima. Questa è nata nel 84-85. Noi giocavamo juniores, sì, e lui all'epoca. Quasi come me. E abbiamo cominciato all'epoca, poi dopo un po' di anni in cui abbiamo vinto un campionato di Serie C, promossi e così via, ci siamo fermati per parecchio tempo. Poi per scherzo, dopo tanti anni, abbiamo detto perché non rifacciamo una squadretta così? Abbiamo fatto due campionati, al secondo campionato abbiamo vinto già il campionato, poi eravamo tutti ormai in età, abbiamo detto basta, dobbiamo dedicarci ad altro. E avevamo già il patentino da allenatori da prima. Abbiamo ricominciato con l'attività giovanile, ci siamo specializzati solo in quella e siamo andati avanti in così. In Italia c'è un campionato di baseball? Sì, 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 c'è un campionato di baseball semiprofessionistico. Seguito una partita di Rimini, credo, qualcosa... Sì, sì, Rimini è una delle... Hai capito qualcosa? No, zero. È uno dei posti dove si gioca di più a baseball. Rimini, Nettuno, Parma, questi sono i... Sì, sì. Posti più in voga. Sì, sì. Tra l'altro la vostra stagione è appena conclusa. La nostra è appena conclusa, noi giochiamo d'estate, adesso infatti ci siamo spostati al chiuso per gli allenamenti. È stata una stagione importante perché è stata la prima stagione in cui ha cominciato a funzionare la franchigia
che abbiamo creato, cioè praticamente noi abbiamo creato un'unione tra le società, di Teramo, Atri e Pineto, che adesso si è allargata a Pescara e forse si allargherà a qualche altra società abruzzese, tant'è che noi vorremmo creare la franchigia Abruzzo, cioè noi creare tutte squadre che hanno come fine portare i loro giocatori a salire di livello all'interno della franchigia, fino ad arrivare alla squadra di punta, che adesso è una Serie C, che accoglierà insomma tutti quelli che avranno la capacità di arrivare fino in C. La federazione baseball è sponsorizzata anche dai professionisti americani, hanno un contributo sostanzioso. Quindi per far sviluppare anche loro, i professionisti americani hanno investito non in denaro, ma hanno creato l'Accademia del Baseball a Tirrenia, esatto, dove ogni anno ci sono 20 ragazzi, 20-25 ragazzi che vengono allenati e poi arrivano gli scout americani proprio in Accademia e una volta l'anno trovano i prospetti da portare a far firmare in America. Infatti quest'anno lì ci sono contratti milionari in America. Se si arriva adesso quest'anno per la prima volta è arrivato in Major League, proprio in Major League, un italiano, Alex Liddi, che è di Sanremo, e un altro italiano, Alessandro Maestri, con cui noi abbiamo giocato contro. Infatti quando l'ho rincontrato gli ho detto: ma ti ricordi il campo di Teramo dove hai giocato? Perché è un campo di calcio, loro sono abituati, lui è di Torre Pedrera. E lui mi ha detto sì, ha detto, mi ricordo benissimo. Che sarebbe allora, l'acqua viva. È l'acqua viva, purtroppo. E noi poi parleremo anche delle. E lui invece gioca tra i professionisti in Giappone. Bella esperienza. Parlavamo quella. Prima anche del fatto che manifestazioni magari come sportissimamente hanno comunque dato un input in più. Sì, quest'anno poi ancora di più. Sì, perché l'obiettivo poi è quello di questa iniziativa di far conoscere le altre discipline sportive. Quest'anno avevamo un tunnel gonfiabile di battuta, era un tunnel dove all'interno c'era la possibilità di battere con la mazza in sicurezza. E un sacco di ragazzi sono passati a parlare. Poi non avete portato però una mazza che viene utilizzata per... No, non l'abbiamo portata perché... pericoloso. Perché altrimenti potevo darle in testa all'Inno Nazionale. Sì, abbiamo salvato lui. Ah, salvato me, grazie. Il ruolo più gettonato? Beh, il ruolo più importante è il lanciatore. Solo che è il lanciatore... quello che piace di più ai ragazzi? Ma loro, a parte loro che hanno un'età per cui non hanno una specializzazione, quindi loro giocano in tutti i ruoli, già loro cominciano ad avere delle specializzazioni un po' più importanti, però l'importante sono il lanciatore e il ricevitore, diciamo sono quelli che danno inizio al gioco, poi sono tanti altri ruoli, perché il baseball poi è particolare per il fatto che non c'è una tipologia di atleta che non può giocare a baseball, cioè se si gioca a basket... A livelli alti, se non sei minimo 2 metri, è difficile. È un po' difficoltà. Nel baseball invece ci sono ruoli per cui può giocare... Cioè, io potrei giocare a baseball? Un seconda base perfetto. Perfetto. Si cambierebbero per una palla, forse. Non credo di essere in sovrappeso. Seconda base è veloce, scattante, di solito non molto grande perché si deve muovere in velocità. Mentre allora invece un prima base deve essere... Volevo chiedere una cosa, voi chiaramente siete appassionati di questo sport, mi pare anche da come raccontate, però non ci sono programmi televisivi dedicati al baseball o comunque programmi che trasmettono partite di baseball, anche se tempo fa ho visto qualcosa del genere in notturna. Allora, adesso c'è un canale Sky SPN America che dà una o due partite di baseball al giorno, adesso è finito il campionato però... E peraltro anche Teleponte fino a qualche tempo fa. Sì, è vero, ma io ho visto Teleponte la partita di Rimini. Dava il baseball. Questa è una cosa che dovremmo ripristinare, perché adesso con tutti questi canali che ci sono, visto che è gratuito da parte della federazione la concessione delle partite settimanali, quindi poi eventualmente ne parleremo. Potremmo riparlarne. E invece Nicole e Svetlana hanno una squadra che ha travolto le altre avversarie fino a questo momento, e non di poco, eh? Sì, è vero. Ovvero l'Under 16 della Tecnoelettronica. Sì, parliamo della squadra maschile Under 16 della Tecnoelettronica. Abbiamo cominciato il campionato da poco, abbiamo giocato 2 partite, stravinte. Vogliamo dire il risultato?
Diciamo un risultato, 57-9 la prima e 48-14 la però seconda. Però posso dire una cosa, non è umiliante schiacciare così l'avversario? Cioè, no, quella è una forma di rispetto. No, guardi, una forma di rispetto. Bravo. Devo sottolineare una cosa. Io, chiedo scusa, uso un termine forte, io mi incazzerei come una bestia comunque. È come nella pallacanestro. Gli avversari stanno lì sempre ad umiliarti poi alla fine. Questa è una squadra nuova, diciamo così. Perché è una squadra formata dai ragazzi che negli anni precedenti sono scesi in campo come avversari, come tra l'altro noi due in panchina, lei da una parte o dall'altra, perché sono dei ragazzi che provengono da due società giovanili diverse, che la Torelli ha una tradizione molto più vecchia, da dove viene anche la mia collega Svetlana, e della Lions and Volteramo, una società che ho fondato io nel 2007. E niente, dobbiamo dire che quest'anno ci siamo uniti, questa squadra Under 16 sotto la tutela della Tecnoelettronica Teramo, la società di Serie A. E speriamo di fare un bel campionato. Abbiamo cominciato benissimo, speriamo di continuare nello stesso modo e, se possibile, di migliorare. È una squadra promettente, sono dei ragazzi bravi. Teramani tutti quanti. Tutti teramani. Tutto prodotto locale. Esatto, esatto. Che adesso noi abbiamo delle aspettative, speriamo che arriveremo dove vogliamo arrivare e speriamo di non deludere soprattutto la dirigenza e le persone che credono in noi, in questi ragazzi. A quest'età si può già vedere magari un talento particolare? Sì, ma meglio non dire. Okay. C'è comunque un messaggio per Franco. Franco, dimmi quando pensi di prendere in considerazione Vaccaro alla luce del suo rendimento. Oh Franco, ma chi te lo fa fare? Oh Fra. Era riferito a Vaccaro. Io non credo sia un problema tra Montauto e Chionchio, io credo sia un problema del malfunzionamento dell'attuale FGH. Ora, se ci sono stati brogli, lo verificherà la magistratura, purtroppo. Per la nazionale a Teramo, per la Coppa, non è proprio come dici tu, Franco, e credo di avertelo già spiegato. Salvatore Faragalli. Come dico io? Consigliere federale, allenatore della nazionale, commentatore TV, rappresentante dei giocatori, non c'è nessun conflitto? Io sono solo consigliere federale, allenatore. TV non c'è, anche perché la Rai questa non c'è più. Comunque si è vinto lo scudetto in quanto l'80% del gruppo ha lavorato duramente insieme tutto l'anno e merita rispetto. Assolutamente, io non ho mai detto che non merita rispetto. Parlavamo solo della squadra federale che si allena tutti i giorni. È una cosa fantastica che Teramo si è pregiata dello scudetto, anche perché veniva solo da uno scudetto juniore che tra parentesi abbiamo vinto pure insieme, quindi forse perdonami, finisci. No, era... No, io ero il dirigente, lui il giocatore. Forse l'allenatore della nazionale avrà piacere sentire la voce della Tecnoelettronica attraverso le due trainer e chiedergli cosa pensa della squadra maschile. Egidio, anche se fai fatica, ricopri il ruolo di opinionista e non di dirigente. Sembra una cosa fuori luogo, perché non so, io non voglio giudicarmi da solo, ma mi sembra che fino ad ora sono stato sempre neutrale. Chi è? Chi è Lorenzo Panichi? Di dare un contributo a tutte le categorie, sia quella maschile che quella femminile. Cicci, facci un sorriso. Bello. È lui. Certamente, è alle mie spalle. Non accetto lezioni da anonimi. Non ti preoccupare, allora andiamo avanti. Oh, io volevo solo dire una cosa, perché l'altra volta ho sentito che c'è stato un lamento da parte di Montauto, che c'è stata l'assemblea a Napoli, no? Voglio ricordare che nel lontano 85, quando lui era consigliere federale, è stata approvata dal Consiglio federale un'assemblea a Napoli, che poi è stata fatta a gennaio dell'86, quindi lui era consigliere federale e ha approvato un'assemblea che è stata fatta a Napoli, quindi non è una novità dell'assemblea, era stata fatta già prima e lui l'aveva fatta. Quindi... Però mi sembra che loro contestavano un po' i giorni, il sabato, la... Ma il fatto è cos'è? Io non è che... Non ci voglio nemmeno entrare nella cosa. Il fatto è questo, che secondo statuto si possono fare determinate cose, sì. E allora, questo è chiaro che può darsi che facendo questa mossa chi sta al comando si cerca di prendere dei vantaggi. È chiaro che se era al contrario facevano la stessa cosa. Ma non...
non puoi dire che siccome si è scelto il giorno feriale così non andavano le persone a votare e sono stati brogli. Queste sono due cose completamente diverse. Secondo statuto si poteva fare questa cosa? Sì, e allora è stata fatta. Sì, vabbè, quella è la... Silvia, andiamo a vedere l'ultimo turno di campionato, purtroppo. I risultati dell'ultimo turno di Serie A1 femminile, è arrivata una sconfitta per l'HC Teramo 2002 in quel di Salerno, e l'ultima volta che si era stati a Salerno era la pool, era la gara scudetto, la finale scudetto, era arrivata gara una vittoria. Sì, io non c'ero l'anno scorso quando le ragazze hanno vinto, però quest'anno è andata un po' male il primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo recuperato bene, insomma ci abbiamo messa tutta e stavamo anche arrivando sul pari quasi, insomma gli ultimi 4 minuti ci stavamo pure sperando. Poi niente, qualche errore, l'arbitro, due scemenze diciamo. Gli arbitri anche hanno condizionato. No, perché la nazionale è sensibile al discorso arbitro. Però un pochino hanno inciso, magari sai un'invasione, un rigore, due minuti. C'è stata una sua rete annullata che poteva valere il meno uno per sospetta invasione. Che poi... Sì, sì, ci hanno dato un'invasione su un gol, magari sarebbe finita diversamente. Com'è cambiato la gara dalla Supercoppa italiana? Qual è stata secondo... tra Teramo e Salerno? Sì, secondo voi... te Teramo è cresciuta nel frattempo? Sì, Teramo è cresciuta. Piano piano, con i piccoli problemini, insomma, che sappiamo tutti, secondo me la volontà delle ragazze c'è tutta, dell'allenatore. Seppur poche, noi ce la mettiamo sempre tutta, anche agli allenamenti, anche il discorso che non si è mai in tante, però si riesce sempre a fare un bel allenamento e a tirare fuori il meglio. E io mi stupisco anche che negli ultimi due mesi, insomma da settembre ad adesso, vedo effettivamente un miglioramento. Questo sabato, anche a livello di fiato, di preparazione fisica e tutto, prima magari c'era il primo tempo lo facciamo in un modo, il secondo tempo avevamo un calo, stavolta invece al secondo tempo abbiamo ritirato fuori un po' più di fiato, un po' più di grinta, quindi quello sta alla squadra, nell'amalgamarsi, nel giocare insieme, tante piccole cose. E quindi io ci spero, anche se la classifica adesso non siamo tra le prime, però secondo me, vista a livello tecnico, la squadra secondo me è molto più forte di altre squadre che adesso stanno giustamente nelle prime posizioni. Tu però... ormai sei teramana d'adozione. D'adozione sarda. Che sei nata a Nuoro. Sì, sì, d'adozione sì, sta bene qua. Una bella città. Come ti trovi? Bene, bene, sono tanti anni, sono laureata qua, lavoro qua e sta proprio bene. La pallamano qua, ho avuto anche allenatore Franco, insomma ci si conosce tutti, è una piccola famiglia, poi però i contro, però è veramente un bel allenatore, posto per un allenamento fatto. qualche allenamento. Che poi si è fatta male purtroppo. Tra l'altro qualcuno mi ha detto che tu fai un po' da collante per tutta la squadra. C'è una certa vocina, una vocina qualcuno mi ha riferito. A livello di simpatia, non di tecnica in campo, perché diciamo che non sono tra le più forti, questo va detto. Però a livello di mettere buon umore ce la metto tutta, questo sì. E quello fa tanto anche fuori dal campo, non solo in campo. Arrivano gestacci dalla regia, mamma mia. Dobbiamo guadagnare tempo sulla pubblicità perché ci siamo allungati nella prima parte, quindi andiamo in pubblicità di nuovo tra poco con Franco Chionchio, però parleremo anche delle difficoltà economiche della federazione, perché prima, quando c'era stata la prima pausa, appunto ci ha detto che con un milione di euro bisogna gestire tutta la stagione. Sì, qualcosina in più, ma... Ne parleremo tra poco, pubblicità. L'Inter è un chiodo fisso durante la pubblicità. Ma non è vero. C'era un discorso da riprendere? Sì, con Franco a proposito delle difficoltà economiche. Ecco, è chiaro che la gestione economica da parte della federazione ha dei anche limiti. Anche delle società. Delle società, sì. È un argomento che tra l'altro abbiamo anche affrontato. Come può una federazione con poche risorse economiche riuscire ad organizzare campus o comunque eventi che possano in qualche maniera favorire lo sviluppo della pallamano a tutti i livelli? Ma è chiaro che con le poche risorse che si hanno si cerca di fare più raduni possibili, coinvolgendo le società ad ospitarci, facendo tornei dove è possibile quadrare il bilancio. Però questa è una considerazione, se si va a fare con Francia, Germania, Spagna, che sono molto più, diciamo, economicamente più preparati di noi, anche perché la Francia è
per esempio, è lo Stato direttamente che dà i soldi alla federazione di pallamano, non è come da noi che c'è il CONI, là c'è proprio, quindi a livello scolastico, a livello di club, c'è tutta un'altra... No, quello che ti dicevo prima, no, di Paolo Di Marcello, che sentivo che gli piace vedere la pallamano internazionale, ma anche a me, anche io la vedo. Però vorrei dire che il Montpellier, no, una squadra che è campione di Francia, ha un giocatore, un certo Karabatic, che come tra ingaggio e sponsor guadagna 1 milione di euro l'anno. Se io vado a dire a Roberto Almondi con 1 milione di euro lui ci fa 5 campionati, non dice un po'. Quindi a questo punto di vista, insomma, c'è una certa differenza. Non è che col cambio, ecco, volevo dire, non è che col cambio se arrivava al posto di Burumudo veniva Montauti, noi competivamo con loro. Era un, diciamo così, un momento di euforia in più, però si deve lavorare sempre con questi budget. Secondo te è una responsabilità del governo, visto che in Francia è il governo che finanzia direttamente e comunque dà le risorse alla federazione della pallamano, o bisogna strutturare diversamente la federazione per cercare di reperire più risorse? Ma se avesse il governo a sponsorizzare saremmo messi meglio, sicuramente. Certo che la federazione deve trovare secondo me deve fare un'operazione di marketing, mettere delle persone per andare a trovare sponsor da questo punto di vista, però questa è una mia considerazione. Non ritieni però che il governo debba investire maggiormente nello sport e nella cultura? Ma secondo me deve investire molto nello sport, ma soprattutto nelle scuole, dove praticamente lo sport non esiste. Esatto. Cioè, addirittura si volevano ridurre anche le ore di educazione fisica, le palestre non esistono. È chiaro che, per esempio, per quanto mi riguarda, anche a livello giovanile, quando andavo a giocare nel nord Europa, la scuola elementare aveva una sua palestra. Già una scuola elementare, qua noi facciamo fatica a trovare delle palestre per tutto il circondato della città. Quindi. A tal proposito, Presidente Carnovale, vogliamo parlare di impiantistica? Per noi l'impianto è un cruccio. Noi giochiamo sul campo dell'Acquaviva, che è un campo di calcio che è diventato polivalente, ma a parte che ha un fondo che è incompatibile col baseball, infatti sì, i nostri ragazzi non sanno scivolare, non sanno il fondamentale della scivolata perché non glielo possiamo insegnare. Peraltro quest'anno è uscito anche sulla stampa, è un campo che ha una voragine che si è aperta lungo la recinzione, che non è stata mai riparata, il tunnel di battuta che avevamo noi è crollato sotto la neve ed è ancora lì in quelle condizioni. E noi peraltro quasi un anno fa abbiamo fatto una proposta al comune, abbiamo detto dateci un'area che avevamo già individuato e a spese nostre ci facciamo il campo. Noi stiamo aspettando. Tutto però. Noi abbiamo preparato perfino il bando per l'assegnazione incomodato. Non sappiamo cosa manca, qualcosa manca però. Questo è da premiare, no? Persone che hanno iniziative, sì, infatti, non vengono... Stavo per dire questo, privati, comunque appassionati di una disciplina sportiva che mettono l'impegno, non solo, ma soprattutto anche l'area su cui realizzare una struttura, un campo, però è che l'idea. Non riescono l'idea poi alla anche. Fine... Un'area, esatto, in fine disuso, avere... un'area in disuso da anni, che verrebbe riqualificata. Di dove? Vicino alla palestra San Gabriele, il vecchio galoppatoio, che noi ci faremmo solamente un campo, si dice Little League, solo per i bambini poco più grandi di loro, quindi sarebbe l'unico nel sud Italia, centro-sud c'è solo a Nettuno. Ecco. Li vogliamo presentare questi? Sì, li facciamo io parlare. Penso... Che sono solo i cavalli a pascolare, quindi sì, figurati. Io sto pensando come si possa creare degli atleti anche nelle varie discipline sportive quando non si riesce ad investire un centesimo per la realizzazione delle strutture. Dico questo perché prendo spunto sempre dai paesi del nord Europa, dove si investe tantissimo per lo sport, tantissimo nella cultura, intanto investire nella cultura è fondamentale, nello sport altrettanto, perché
insomma, andiamo a creare le generazioni future, gente preparata sia fisicamente sia culturalmente. In Italia invece sembra di restare indietro negli anni 50, subito dopo il dopoguerra, dunque la seconda guerra mondiale, quando veramente c'erano delle difficoltà nel riuscire a trovare delle strutture. Allora, questo SMS lo abbiamo già letto in precedenza, il solito Cicci, dov'è? Ecco lì. Poi ce n'è anche uno per Giallo, sei il meglio, che è Giallo, sempre lui. Bene, andiamo avanti, ce ne sono altri? Ce ne sono altri? Sì, ce ne sono tanti, ci dicono in regia. Giorgia, Simone e Margherita, siete uno spettacolo. Sono da questa parte loro, sono tra i piccoli. Vedo due gemelli lì, due fratelli. Questa squadra, da questa parte, è la squadra dei nuovi mostri. I nostri più piccoli si chiamano così. Dopo li presenteremo tutti. Vediamo se ci sono altri messaggi, se no andiamo subito a presentarli. Franco, cosa pensi dell'handball Teramano? È solo da fare i complimenti sia alla squadra maschile che femminile, perché con tutte le cose che abbiamo detto prima, problematiche di impianti, di soldi, il fatto che ripartono e cominciano a essere quasi eroe, no? Perché parlando con Roberto Almonti all'inizio c'erano anche delle difficoltà a ripartire. Poi il fatto che si è strutturato diciamo il campionato a tre gironi, da premettere che io sportivamente parlando non sono d'accordo, perché chiaramente lo sport principale deve avere il campionato migliore, unico. Però sono state le società che per problemi economici si è stata fatta questa scelta, ma spero solo che già dal prossimo anno si ritorni al mantenimento dell'elite, insomma. No, l'elite no, però un campionato almeno unico potrebbe essere a 14 squadre senza playoff, insomma, che anche perché dura anche di più, perché ci saranno delle squadre che a marzo finiscono di giocare e riprendono a ottobre, quindi ragazzi che sono fermi 4-5 mesi. Quindi è da fare un plauso a tutte e due le società teramane, perché vedo anche a livello giovanile cominciano a darsi da fare da un po' di tempo e speriamo che i risultati vengano. Li vogliamo presentare? Sì, sì. E Giovani Leve? Non so se vuole... Li vediamo dopo gli SMS. Se vuole aiutare il coach, non so. No, li passiamo, partiamo dai grandi. Passiamo dai grandi. Lorenzo Panichi, terza base. Fabio Pasqualoni, interbase. Jimmy Perez, lanciatore. Gianluca Di Giambattista, seconda base. Marinelli Stefano, ricevitore. Allora, passiamo agli altri. Presente. Ai nuovi Simone mostri. Gliuezzi, prima base. Giorgia Signorile, terza base. Margherita Pasqualoni, seconda base. Damiani Otto, esterno destro. Damiani Leone, esterno sinistro. Vabbè, giustamente. Andrea Carnovale, interbase. Interbase. I gemelli si compensano anche esterno destro e esterno sinistro, giustamente. Il ragazzino, l'ultimo, interbase ha detto. Ricordatelo. Vai a cercare proprio i particolari. Si sta aggrappando a tutto il Rio Nazionale. Coach, questa squadra? Sono bravissimi. Sono veramente bravi. Soprattutto poi, ecco, si divertono molto. Questa è la cosa che... Ed è arrivato anche un buon risultato per quanto riguarda... Sì, sì, sì. Per quanto riguarda i risultati delle squadre maggiori, ecco, siamo andati quest'anno con la squadra cadetti a fare le finali nazionali e anche con la squadra dell'Under 21. E è andata bene. Siamo scontrati contro una squadra di Nettuno e una squadra di Rimini. Abbiamo fatto veramente una bella figura. Con i cadetti, anche contro la squadra di Macerata e una squadra di Nettuno. E, insomma, si impegnano e sono bravi, devo dire che siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Quanto è soddisfacente magari allenare? Allenare i più piccoli è veramente una gioia incredibile, una soddisfazione altissima, grandissima, perché poi loro veramente ci mettono un impegno incredibile. Poi sono simpaticissimi, veramente. Io volevo fare questa domanda. Di solito le ragazzine scelgono la danza, qualcosa insomma che abbia a che fare con... Anch'io avevo scelto la danza, sì, poi però sono passata al karate. Per cortesia, il karate, su. Volevo chiedere questo. Come hanno scelto di fare softball, credo si chiami? Allora, le ragazzine fino ai 16 anni possono giocare insieme ai ragazzi. Quindi fanno baseball
oppure possono fare anche direttamente softball. Mm-hmm. Noi andiamo nelle scuole a fare attività promozionale, quindi ecco, si avvicinano e noi li facciamo giocare, giocano tutti insieme. Sì, non, sì, sì. E quindi si sono appassionate. Ne abbiamo diversi, poi tra l'altro abbiamo avuto anche una ragazzina, una bambina che è stata chiamata anche nella nazionale italiana di baseball. E, insomma, si è comportata anche molto bene. Bene. C'è l'ultima pausa, l'ultimo break. Sì, ci dicono. E poi torneremo con l'angolo di Romano, come sempre. E Gigi. Aia, di che parliamo oggi? Completiamo, anzi, andiamo avanti con la rassegna delle segnalazioni arbitrali. Sì. Gidio, andiamo a vedere il contributo filmato, così poi ne parliamo. Questo è Gidio e la rimessa in gioco. La segnalazione per la rimessa in gioco. O spiega Gidio? Dal portiere. Andiamo avanti. Adesso scorre piano piano, quindi se magari vogliamo occupare il tempo parlando anche della rimessa in gioco. Perché praticamente quando la palla va fuori o la riprende il portiere o c'è una situazione di vantaggio, questo è il segno che c'è il rinvio del portiere, quindi deve fare il rinvio dentro l'area dei 6 metri. Che avevamo già spiegato nel corso delle prime volte, non deve superare la linea dei 6 metri. Il rilancio forse? Ma quella è palla al portiere, uh-huh. Ma rinvio insomma. Questo veramente dal segno potrebbe quasi sembrare, sì, parla dentro 6 metri. Questo qui? Invece è la segnalazione che il tiro critica. Di punizione, il tiro dai 9 metri da fuori. Da fuori. Sarebbe il tiro franco? Da fuori dalla linea tratticata. No. Tiro franco è quando è finita la partita. Tiro franco è il tiro che si fa alla fine con la barriera davanti. Tempo scaduto. E poi c'è tra poco l'ultima segnalazione. Il tiro di punizione, quello che dicevamo prima. Questi sono gli atteggiamenti che. Le segnalazioni che fanno gli arbitri, questo è il fallo in attacco, lo sfondamento praticamente. Che sarebbe? Il pugno contro il palmo, che significa che l'attaccante ha fatto un'infrazione in sfondamento. Un po' simile al basket, sì. Anche questa segnalazione. In tante fasi sì. Poi ovviamente su. Qualche cosa, sì. Differenzia. Nicole, sì. Tecnoelettronica a Gaeta, sabato. Tecnoelettronica a Gaeta, sì. Parliamo dei grandi? Parliamo dei grandi. Sì. Io, secondo me, sulla carta, penso che la Tecnoelettronica è più forte. Dovrebbe vincere, però sappiamo che poi ogni partita. Adesso ci sarà Marcello Fonti, Jimmy Di Giulio che staranno toccando l'impossibile. Questo è il quadro del prossimo turno, sì. Settima giornata. C'è stata una settimana di stop in cui magari i ragazzi hanno potuto lavorare. Esatto, anche settimana scorsa, sabato scorso non hanno giocato perché c'è stato il raduno della nazionale. Quindi il campionato è stato fermo, si riprende questo sabato. La tecnoelettronica va. Hanno lavorato bene questa settimana. Perché sulla carta sei favorito. Sì, sì. Se vinci hai fatto il tuo dovere, se perdi ne puoi risentire anche moralmente. C'è un Conversano Fasano. Una partita che secondo me può dare anche forse la svolta al campionato della tecnica elettronica, che è in lotta al terzo e quarto posto, quindi può dare quella spinta per mettere un piede ai playoff. Però c'è anche una bella gara perché c'è il big match con Versano Fasano. Big match con Versano Fasano, sì, gara senza pronostico, credo, perché quello è anche politico, fattore diciamo, campo, così, perché fattore campo è no, si affronta Cile, pure però la sono la squadra le chiara. Due squadre più forti del girone, senza pronostico, credo. Questa settimana di stop magari si è potuto integrare ancora meglio Roberto Conigliaro, che ricordiamo ha giocato l'ultima partita. Che lui, lui viene da un infortunio al ginocchio, ha avuto un periodo che è stato fermo. Questa settimana però l'ho visto allenandosi insieme alla squadra, tranquillamente anche in palestra, li vedo spesso i ragazzi. Secondo me saranno 3 punti per il Teramo, almeno lo speriamo. Sì, sì. Svetlana, invece il prossimo impegno per l'Under 16?
prossimo impegno, scusatemi per la voce, sarà tra un sabato, andiamo a Città Sant'Angelo, che per adesso pure ha vinto tutte le partite. Allora sarà una gara, penso, difficile. Nicola, sarà una gara difficile? Guarda, tutte le gare sono difficili perché comunque affronti degli avversari diversi, anche dal punto di vista tecnico, tattico, insomma. Pare che questa Città Sant'Angelo stanno lavorando molto bene da un po' di anni con i giovani. Speriamo bene, speriamo bene. Sappiamo che non sarà facile, ce la metteremo tutta. Prepariamo, sì. Ci prepariamo bene, sì, la squadra. Speriamo di portare altri 3 punti a casa. Silvia, invece sabato ci sarà uno scontro diretto tra Teramo e Mestrino, che sono a pari punti in classifica. Per il quarto posto, giochiamo sabato a San Nicolò alle 6:30. Ecco qua il quadro. Questo è il quadro del prossimo turno. HC Teramo Mestrino, sì. E poi niente, avremo lo stop di un mese, inizieremo l'8 dicembre col Sassari. Sono stata consegnata dall'allenatore perché io non mi ricordavo assolutamente una partita, se devo essere onesta. C'è la mano di Serafino dietro. Sì, sì, mi hanno detto ricordati di dire che giochiamo lotta. E niente, però questa di sabato sarà abbastanza importante, stiamo preparando bene, domani verranno altre ragazze, ci alleneremo, proveremo le ultime cose. Ci sarà un'arma in più poi? Dovrebbe esserci, sì, sì. Però volevo chiedere una cosa a Franco, a proposito di questo lungo stop che le ragazze andranno ad affrontare. Secondo te non può... È funzionale? È funzionale innanzitutto, ma soprattutto non penalizza le società? Perché è chiaro che bisogna anche riprogrammare una preparazione. Sì, lo stop penalizza sempre, soprattutto quando è così lunga, però non è giusto nemmeno, sportivamente parlando, fare un campionato con 6 squadre. Si doveva fare qualcosina... Questo poi sono anche le società che... devono parlare fra di loro. Questa poteva essere l'occasione per, se fatta in tempo, almeno per come la vedo io, non è una questione né politica, tecnicamente si potevano fare 2 gironi e potevano esserci più squadre, però speriamo nel prossimo futuro. E come dici tu, un mese di sosta non è poco, perché praticamente giochi, poi devi riprogrammare un minimo di preparazione. Però questo lo sai prima già, quindi la programmazione l'ho fatto sapendo anche che poi hai un mese di sosta. Sai però Egidio, qual è il discorso? Sì, è penalizzante perché prendiamo il caso dell'HC Teramo, sì. Intanto ha 3 punti in classifica dopo aver vinto a Nuoro, adesso affronta il Mestrino, sì. Dovessero arrivare i 3 punti, comunque c'è anche un'inerzia positiva per la squadra, perché poi voi ricomincerete con Sassari. L'otto. No, noi no, giocheremo col Conversano. Comunque. Però fammi spendere 2 cose, sì, sulla partita di Sabato. È importante perché vincendo noi arriveremo quarti e questa posizione vale per la Coppa Italia. Quindi andremo ad affrontare, mi sembra, il Salerno e il Nuoro. Diciamo che sulla carta potrebbero essere 2 partite più abbordabili invece che affrontare il Sassari e lo stesso Mestrino, insomma. Però vedi, la poi classifica... dipende da come si vede la sosta, perché se tu vinci il mese di sosta è molto piacevole, se perdi sono... Però quello Giglio diceva, ad esempio, arriveremmo quarti, no? Sì. Al quarto posto, però... Con 6 squadre io potrei dire anche terz'ultimi. Sì, no, infatti quando qualcuno, mi domanda come siete in classifica, sì, ripeto, siamo quinti, penultimi. Cioè, però vabbè, il campionato è quello. Poi volevo dire anche 2 cose sul settore giovanile, che finalmente proprio tra virgolette, a Teramo si comincia a fare qualcosa un po' di serio, nel senso che le due società che praticamente si sono fuse, sono sotto l'ombrello della Tecnoelettronica, e lo stesso discorso è fatto con l'HC Teramo, che ha raggiunto un accordo con la squadra di sia di Col Pastor che di Roberto Lauri, della Cina Roma, che segue il settore giovanile, e quindi si sono raccolti sotto l'ombrello dell'HC Teramo. Questo vuol dire che si comincia a fare un discorso un po' più a lunga gittata e sicuramente verranno fuori buoni risultati.
Già che parliamo, scusate, già che parliamo del settore giovanile, permettetemi di sottolineare che ci sono anche le squadre under 14 maschile che domenica cominciano il campionato, partono pure loro molto emozionati, insomma, e la squadra under 18 della Tecnoelettronica che comincia settimana prossima. Il 17. Poi ci sono, c'è la squadra under 14 femminile della Lions che, come diceva Egidio, abbiamo la collaborazione con la femminile di Serie A. Poi c'è la famosa squadra di mini handball mia, che ho 26 bambini dai 5 agli 8 anni, sono meravigliose, che saluto tutti quanti, lo sanno che siamo qui e sicuramente ci guardano, gli fa piacere. Potremmo invitarli? Sì. Ma sicuramente, anche perché questo è lo spazio dedicato alla pallamano, non solo, ma a tutti gli altri sport della provincia di Teramo, in modo particolare. Intertriste? Ci sono diversi messaggi da leggere. Intertriste perché? Intertriste. Così si dice. Io penso che tu debba avere un complesso di inferiorità. No, scusami, assolutamente. Perché in campo europeo contate come un due di coppe poi alla fine. Leggi. No, io non riesco a leggere. Cicci, sei stata bravissima. Complimenti, simpaticona. E poi Cicci è... Abbiamo scoperto che è Silvia. È un'altra ragazza della squadra. Questa è la replica. Questa l'abbiamo già letto. Sì, andiamo avanti. Siamo andare avanti. Perché non parlate anche delle condizioni scandalose in cui sono costretti ad allenarsi i ragazzi del Teramo Baseball? L'abbiamo detto, appunto, questo l'abbiamo detto. Appena fatto. Franco, ci puoi parlare di Vito Vaccaro? Mario. Vito Vaccaro secondo me è un buon giocatore, è cresciuto tantissimo negli anni che è stato qui a Teramo. Diciamo che ha un carattere un po' vivace. Che vulcanico, diciamo. Tra virgolette, a livello giovanile l'ha un po' penalizzato, però mai dire mai, insomma. Andiamo avanti. Ancora SMS, ne abbiamo tantissimi oggi, peraltro. Intanto ringraziamo Pier Pierre in regia e Simone di Eusanio. Pier Pierre sarebbe Pier Ferdinando Piccione. Sì. Vai. Lampis, è possibile che sei così bella anche in TV? E Gidio, pure tu, dai, anche quando ti arrabbi. Dalla tua valletta Gloria, PS, un saluto ai presentatori, soprattutto a quella alta. Scherzo lì. Comunque. Gloria, ti sei giocata l'ospitata in cucina. Allora, togliete l'SMS, per favore. L'hanno visto già che portate? No. L'hanno già visto, l'hai incontrato. Pier, togli l'SMS. Simone, puoi inquadrare? Guardate qui, guardate che tacco. Non cambia nulla. Cioè, lei è falsa. Non cambia nulla. È falsa come i capelli di Conte, guardatela qui. Non cambia nulla perché sarei alta, più alta uguale, no, anche senza tacchi. Sì, però insomma, e allora? Tu devi sempre... Andiamo. Certo. Vorrei sapere quanto è il budget che il CONI dà alla Federazione Pallamano. L'abbiamo detto... E quest'anno poi l'hanno abbassato. Sì, ma qui si abbassa tutto, solo le tasse aumentano. Bisogna avere dei progetti e la federazione questi non li ha. Hanno cambiato e riformato i campionati maggiori e giovanili negli ultimi 3 anni. Beh, facciamo rispondere, Frank. Diciamo che per quanto riguarda i progetti giovanili, per quanto mi riguarda, anzi, siamo andati, abbiamo fatto gli ultimi 2 anni soprattutto, abbiamo fatto, come avevamo detto all'inizio, le aree dove all'interno delle aree c'è il tecnico federale che tutte le domeniche di fine mese raduna i ragazzi della propria zona, qualcosina si fa, io non voglio esagerare, però che non si fa niente, non è nemmeno, anche perché sennò che facciamo? Un minimo si fa. SMS? Andiamo avanti, se non li abbiamo ancora caricati, sì, tutti. Perché no, vedo di là che ce ne sono ancora tantissimi. Però leggiamoli, poi tra l'altro saluteremo... No Lampis. Sì, beh, ti hanno preso di mira, mi sa, qualcuno dell'HC. Andiamo avanti ancora con gli SMS, poi ovviamente... Simone si divide in regia con il... Lorenzo, sei un mito. Chi è Lorenzo? Lorenzo è lo Juventino. Il solito Juventino, insomma, peccato. È una qualità, come sempre. Lino, dobbiamo creare un partito dello sport per risolvere le problematiche. Gabriele Di Giuseppe è la nostra... della Bruni Pomano. Esatto. Tra l'altro dobbiamo ricordare, Gabriele Di Giuseppe, che noi presto avremo un confronto, diciamo, sì, così, inviteremo sia la Gran Sasso sia la Bruni Pomano per parlare di impiantistica, di attività, anche perché c'è stato questo battibecco. Ovviamente senza guantoni. Senza guantoni, no, ma ci mancherebbe, anzi, questa è un'arena libera, un'arena sportiva. Allora, non è per te, No, cioè, complimento alle bellissime donne che sono in trasmissione,
Però c'è anche le donne, si riferiva alle donne della nostra trasmissione. Sorvoliamo, altrimenti dovrei rispondere. Sì, anche vai. Se non si parla di calcio, auguri ai due campioni dello sport. Sandro Mazzola compie 70 anni ed Alex Del Piero 37. Una par condicio per Lino e Dania, Antonio. Ah, il nostro amico Antonio doveva giustamente fare le cose equilibrate, però mi piace ricordare Sandro Mazzola, il baffo. Franco era il Maradona della nostra pallamano e merita la carriera che ha fatto perché ci ha messo il cuore a costo di grandi sacrifici e facendo parte di un gruppo mitico. Qualcun altro forse ha avuto molto di più di quello che ha dato dall'handball e pretendeva ancora dell'altro. Franco. Una polemica a distanza. No, vabbè, non penso. Fa piacere che qualcuno si ricorda di quello che è stato fatto prima, però andiamo avanti, non è il caso nemmeno di... Altrimenti andiamo a cozzare con quelli che fanno polemica. Presidente, stagione finita, ripartono le iscrizioni? Stagione finita, è ripartita la promozione, noi avviamo dei progetti in diverse scuole, da quest'anno grazie a Dio abbiamo un aiuto in più, un nuovo coach cubano che vive a Teramo, Norwing, noi lo salutiamo perché so che ci sta guardando. Insieme a lui un professore di educazione motore che è Vassili Bosi, che ci dà una mano quindi per la parte della preparazione atletica. Quindi con loro adesso stiamo ripartendo al chiuso, purtroppo. Oddio, purtroppo, viste le condizioni dell'aperto, il chiuso è un paradiso. Però il baseball si gioca all'aperto e quindi noi speriamo un giorno di avere un nostro campo per poter incrementare, perché adesso siamo chiusi dal calcio che non ci può dare altri spazi. È il momento di chiudere. Sì, dobbiamo salutare i nostri ospiti perché c'è di là Pierre che comincia che a fare gesti. Ci ha già minacciato e non solo. Anche perché l'altra volta voce. Si è permesso di sfumarmi. Beh, mentre io bene. Stavo parlando con te. Era la cosa più giusta da fare. Grazie sì, sì. Gidio. Grazie Gidio. Prego, Romano, grazie a voi. Ci vediamo giovedì prossimo, o no? Se Dio vuole, saremo ancora qui. Come se Dio vuole, scusami. Sto mai nella vita. Grazie a Franco Chionchio a per essere stato qui con noi, a Nicole Pastor, a Svetlana Cernesca. Speriamo che la prossima volta possiamo portare la nostra squadra. Come no? Assolutamente grazie. Sì. Grazie a Silvia Lampis. Sì. E grazie ovviamente a tutto il Teramo Baseball, al presidente e al coach. Grazie. Bocca al lupo per l'inizio della nuova stagione. Poi ovviamente magari ci rivedremo tra un po' per aggiornarci certo. Su quelli che saranno i nuovi progetti. Ciao Lino. Sì, noi ci ritroveremo ovviamente giovedì. Ho messo anche i gufi stasera perché giocava l'Inter, quindi ho messo i gufi. Sì, ma non siamo, l'Inter sta facendo la coppa, l'altra coppa. La coppetta. Di là, prima che Pierre mi sfuma, esatto. Nuovo. Allora, noi ci ritroveremo giovedì prossimo, sempre alle 21. Grazie per averci seguito, grazie a Pierre e a Simone di Eusanio. Bene, e non dimenticate, domani mattina, intanto l'inquadratura ai più piccoli, domani mattina, prima di tutto, arrivederci. Arrivederci.